Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Region. Ok, ho rimesso Schiavo di nuovo in team perché taglio potrebbe servirmi e proseguiamo per la nostra storia. Qui c'è Gesù, quindi bisogna combattere contro Gesù. PG8, io direi di buttare subito dentro Light e che si paralizza da solo. Noi andiamo giù di Thunder Punch e salutiamo PG8 su Caminchia Growlithe. Sì, perché voglio mettere dentro Rey Mysterio che si evolve al 37 perché lui è una persona molto speciale, e vado giù di Denpower che tanto ce l'ha di tipo terra e chi ve se strancula. Ciao Growlithe, pigli proprio un cazzo di esperienza, però ti lascio dentro perché voglio che te livelli, devi arrivare il prima possibile al cazzo di 37 perché voglio Medicham, che tra l'altro è brutto in culo, perché è brutto regà, non potete dir di no, bruttissimo. E questo qui mi servirebbe la pietra foglia, perché per il momento non abbiamo alternative a Ananas. Sicuramente lo vorrei cambiare per un tipo, non lo so, tipo drago, o magari, sì, effettivamente un bel tipo drago mi aiuterebbe senz'altro. Comunque abbiamo ucciso Gesù e abbiamo ucciso Gesù, però bella, Ok, Ghost Type Pokémon Curse Attack and Leave Chilling Effect. Ok, siamo nella foresta Haunted tipo. Roselia. Roserud mi piace un sacco a me. Tipo, vediamo qui che tipo di Pokémon ci sono qui dentro, in quest'erba. Markrow. Peccato che non si evolva perché io Hunchcrow, raga, è uno dei miei Pokémon preferiti, lo sapete benissimo. Comunque, vabbè, un Pokémon effettivamente di tipo buio. Vediamo un po' nella Haunted Forest. Oh, Child. A spirit ritual has begun in the forest. It be unsafe for you to venture this... Non posso entrarci? Oh, quindi per il momento non possiamo entrare nella foresta amteddata. Comunque, buttiamo giù questo albero che l'ultima volta ci bloccava la strada. Botan Flora Shrine Bird. Sì, vabbè, costruito in memoria di... You can see me, can you? Dal riflesso. I'm the mother of lost... Oddio, c'ho i brividi. Sì, vabbè, sti cazzi. Che può vedere i fantasmi come me. What? What? I fantasmi, raga. Qui è totalmente inutile. Bello. Vorrei andare lì, ma mi sa che per il momento non ci posso andare perché mi serve Surf. Comunque, continuiamo verso il basso, vediamo un po' che cazzo troviamo. Region Padua, Castro Valley. Vabbè, bella. Salve. Come... Tutto bene? Vedo i fantasmi. Ho trovato il titolo per l'episodio. Vai, Money Clapper, Clickbait, XDDDD. Thunder Punch e Mascherine ci saluto. Vedo che i livelli dei Pokémon stanno di nuovo aumentando in un modo abbastanza evidente. Raga, io questo gioco devo ancora comprenderlo appieno. Perché se a un certo punto te mi esci livelli 40 e poi torni indietro sui livelli bassi, come l'ultima palestra che abbiamo fatto, significa che te hai evidenti problemi. Quindi mettiamoci un secondo d'accordo, perché vorrei che i livelli fossero decenti, perché se mi caghi il cazzo io ti spacco di botte. Scizor al 38, lo stesso livello del mio Lizard. Che cosa state cercando di farmi capire? Che c'ho di nuovo i Pokémon di livello basso? Perché potrebbe essere un problema. Da dove cazzo mai visto te? Dall'altra parte del mondo, mortacci tua. Comunque Aridos ci saluta. E ci saluta pure Blaziken. Andiamo Bau. Andiamo dentro Bau. E andiamo con Water Pulse. Mortacci tua pure. Attaccalo. Bello, superficiale. Water Gun. Sì, aumentati l'attacco. Tanto tranquillo che mi attacchi. Puttana. 36. Comunque. Raggio Aurora. Vabbè, via Water Gun. Sti cazzi. Cioè abbiamo la mossa di tipo ghiaccio finalmente. Quindi niente ci farà più paura. Spaccolano a tutti. Brick Break. Effettivamente, sul serio, ti è rimasto un PS. E non solo, Suca, a noi le puttane non ci piacciono. Cambio, mettiamo Rey Mysterio. Andiamo con calcio. La madonna, quanto sei potente. Septile, vabbè, ti lascio un secondo perché voglio che te pigli esperienza. E ributtiamo dentro Lizard. Porca puttana, mi aveva fatto inseguimento. Schifoso, meno male che non è super efficace perché so pure di tipo lotta. Quindi Nispa. Sono arrivato in una nuova magica città dove c'è un magico centro Pokémon. E spero ci sia anche una magica palestra.
Ma secondo me, però qui c'è uno scienziato. Oh, come sta andando? Tutto a posto. Ok, cercherò quello che mi hai chiesto. La casa di Bridget, Bridget Jones. Ah, vabbè, sei quella che... Ok, sì. Grazie per la Premier Ball. Sì, vabbè, ciao zii. Qui invece chi c'è? No, non scrivo le mail, mi fanno schifo, preferisco i piccioni viaggiatori. Ciao Machop. Vabbè, tu stai stompando. Ciao zii. Poliwhirl, però se ce l'avessi non te lo darei nemmeno per sbaglio, perché a me Jinx mi fa cacare. Qui c'è un Pokémarket. Compriamo assolutamente un cazzo. Non compriamo assolutamente. A te che cazzo. Ah no, pensavo stesse guardando il poster tipo a modi Team Rocket. C'è la palestra. Ah, non si vede una sega. Oddio, c'ha lo stesso stile. What? Ma è vuota? Salve? C'è nessuno? No, sembra non esserci un Cristo e Dio di nessuno. Quindi mi sa che dobbiamo andare a fare prima la quest che ci aveva chiesto quel drogato. Ah sì, Castro Coso, come aveva chiesto quello lì. Pokémon di tipo coleottero, eh? Va bene. Beh, ok. Ariados, sì, Ariados. Io scambio Beedrill per Ariados. Proprio ci vedo. Ok, un Gloom. Un Gloom, interessante. Qui potremmo Dragon Claw, nice. Mi stai dicendo che devo farmi un Pokémon di tipo... di tipo? Drago? Lo vorrei pure io, ma mi sa che... ma what? Come cazzo mi sono avvelenato? Vi prego ditemelo, perché... Ninjask. Vabbè, cambio, metto Light, così almeno vado giù di buono pugno. Paccolano, mortacci tua suca. Spero di avere qualche antidoto, perché altrimenti bestemmio tutti i santi, eh? Guardate, no? Guardate qui, guardate. Antidoto, usa. Bella Lizard, sei vivo. Oddio, Scyther, perché non posso usare gli scambi? Io voglio Scizor. Perché non posso avere Scizor, eh? È tutta colpa vostra. È solo colpa vostra. È tutta esclusivamente colpa vostra. Vabbè, andiamo con Light, che almeno livella pure lui. Tra l'altro è pure più veloce sto figlio di puttana. Però se ti paralizzi io ti spacco l'ano. Quindi smettila di colpirmi, fammi attaccare prima a me e siamo tutti felici, no? Siamo tutti, vedete? Non mi dovete toccare. Non dovete toccarmi. Come ve lo devo far capire che non dovete cazzo toccarmi, eh? Avete capito? Merde umane. Ancora un'altra lotta, raga, sto usando praticamente i come cazzo si chiamano, i repellenti, perché appare un Pokémon ogni due passi, non riesco a muovermi di un blocco e praticamente mi escono pure i testimoni di Geova tra poco e mi hanno abbondantemente rotto il cazzo, quindi ho usato il mio bellissimo repellente e chi ve si strancula. Comunque Beedrill, levati dal cazzo. Comunque raga, Lizard sarà pure a livello 40 e loro al 39, però gli spacco l'anno in un modo non indifferente. Comunque aspettate, perché voglio andare, sono un coglione, fortunatamente c'avevo il mio repellente. Salve, e qui c'è qualcuno, sì, ciao zii, sei tu che dovevo cercare? No, perfetto. Te invece chi stracazzo sei? Parla con me. Beh, bello, scambio Nidorino con Nidorina. Ciao zii. È chiuso? Cosa è chiuso? Oh, ciao vecchio. Bella. Tu finora non hai mai perso? C'è sempre un primo momento. C'è sempre un primo momento. Regà, non mi ricordo se c'è levitazione qui come abilità. E infatti non c'è. Sì, sì, fammi lock on. Ciao Magneto. Ti prego, sei al 37. Dio, grazie. È finalmente arrivato il momento di Medicham. Salve. Guardate quanto è brutto. Regà, ho appena ricevuto la HM Surf, quindi di lusso proprio. I've been with ok. Oddio, cioè ho icevuto due HM nel giro di qua. Ma questa è la centrale elettrica. La centrale elettrica. E tra l'altro io c'ho pure il repellente, quindi mi evito tutto. Pozione max, no sti cazzi, io la riuso perché non c'ho voglia di perdere tempo. E vediamo un po' che cazzo c'è qui. Un Electrode. Scappo, ciao. Tu che sei? Un Electrode. No, no problema. Scappo, ciao. Mi aspettavo di trovare qualcosa qui dentro. Però non c'è un cazzo di nulla.
uno Zapdos. Ok, parliamone. Parliamone, perché quello lì è uno Zapdos e questo qui è Raduno. Però quello lì è uno Zapdos e io adesso torno lì e parlo con questo essere qui molto simpatico. Ma prima di tutto, io, questo qui, senza Ultra Ball e Master Ball, come stracazzo lo catturo? No, perché davvero c'è per forza qualcosa che non va. No, perché, cioè, vi rendete conto di che cosa cazzo io ho di fronte? Cioè, io no. Al 50. Ma state scherzando, state a dare i numeri. Per forza. Come, gli faccio Brick Break perché so che non lo ammazzo e lo indebolisco quanto più possibile. Tipo, sì, un secondo, ti prego, attaccalo. Oddio, regà, l'ho addormentato. Oddio, regà, è addormentato. Se io riesco a catturarlo con una Mega Ball, cosa che non succederà mai nella vita, non lo so, potrei mettermi a piangere. Oh, va bene, ok, perfetto. Usiamo il prossimo. Azione. Indebolemolo fino alla fine, porca puttana. Proprio fino alla fine dei tempi. Vai, ancora azione. Lo faccio ancora, azione. Non fargli brutto colpo perché tiro giù un bestemmione di quelli lì. Di dimensioni assurde. Ti prego, attacca. Mortacci tu, attacca. Thunderwave, ti prego. Mannaggia il cazzo, come cazzo lo catturo io sto coso? Allora, c'ho qualche revitalizzante? Revitalizzante. Non ho i revitalizzanti. Ti prego, entra qui. Entra. Oddio, aveva fatto due tocchi, raga, mi stava già venendo un soffiato al cuore. Ti prego, entra. Dio, ti prego, entra. Non attaccarmi, non attaccarmi, schiavo, che è una bravissima persona. Bravo così. Ti prego, entra, ti prego. Oddio, raga, oddio. Aveva fatto tre tocchi. L'aveva fatti. Ti prego, entra. Ma a parte, perché non mi sta attaccando? Ah, ecco, mi pareva strano. Ti prego, attacca. Cioè, no, non attacca. Oddio, raga, però io adesso potrei usare la timer ball perché abbiamo fatto un sacco di turni e l'ho buttata nel cesso, perfetto. Ah, ne ho ancora. Tacido, non mi attacca, sei un bastardo di merda. Merda. E che cazzo. Fatemi vedere se è arrivato qualcuno in sta palestra. No, non c'è un Cristo e Dio di nessuno. Boh, raga, visto che io non so che devo fare e probabilmente devo andarmi a vedere il gameplay di qualche youtuber sconosciuto dal mondo dell'Australia, tipo, nei commenti, se qualcuno di voi già ha giocato, mi dice un po' come cazzo devo fare per andare avanti e soprattutto se è normale che io abbia trovato Zapdos. Come sempre, vi lascio un like, commentare, condividere, iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti. Datevi saluto, dai.